Governo agisca in questa direzione, perché ricordiamoci che siamo la prima generazione a sperimentare gli effetti del cambiamento climatico, ma anche l'ultima che possa fare davvero qualcosa. Qui e ora, sottosegretario, direi che non c'è più tempo. Grazie onorevole Pellegrino. La sottosegretaria Velo credo debba, aveva chiesto la parola per fare una precisazione sul parere sulla mozione Bianchi, vero? Prego. Solo un attimo, devo ritrovare l'appunto. Sì, ho perso il foglio. Vogliamo proseguire con gli interventi? Intanto lo cerca onorevole. Sì, scusate, all'impegno numero 2, sì. Una piccola correzione, laddove si fa riferimento all'accordo del G7 di Elmau lo scorso 8 giugno in Germania, anziché espungere e il loro azzeramento a fine secolo, dopo rispetto al 2010 aggiungere la decarbonizzazione dell'economia globale nel corso di questo secolo, come previsto dal comunicato. Grazie. Allora è scritto a parlare il deputato Tancredi, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, noi non abbiamo formulato nessuna mozione. In assenza del collega componente della Commissione Ambiente sarò io a intervenire brevemente sulle mozioni sui cambiamenti climatici. Vede Presidente, la conferenza di Parigi è sicuramente un momento importante e fondamentale per fare il punto è un resoconto sulle politiche sulla riduzione di anidride carbonica e sulle politiche contro i cambiamenti climatici di questi anni a livello globale, in cui si è detto l'Europa si è particolarmente contraddistinta, essendo sicuramente territorio di punta riguardo alla lotta sui cambiamenti climatici. Io ho un pensiero un po' differente, mi dispiace, rispetto al pensiero unico che qui è stato da più parti enunciato. Io sono uno dei pochi che non crede alle cause antropiche dei cambiamenti climatici. Secondo me non c'è nessuna evidenza scientifica. Oltre ai climatologi, da qualche anno a questa parte fortunatamente si stanno interessando a questo anche astronomi.